Picco di nuovi casi di coronavirus in provincia di Como. Il bilancio aggiornato per il territorio lariano vede un totale di pazienti positivi di 1825, con un aumento di ben 139 persone che hanno contratto il virus. Il dato è legato sicuramente anche all'aumento dei tamponi, da giorni effettuati a tappeto, e alla delicata situazione che si sta riscontrando in alcune case di riposo del territorio, ma certamente il numero è rilevante. Tra i paesi nei quali si registra l'aumento maggiore compaiono proprio quelli in cui sono state segnalate situazioni di allerta sulle residenze per anziani. Ad Alvese Concassano i positivi sono arrivati a 122, a Erba a 111, più di Cantù e Mariano che hanno rispettivamente 94 e 67 casi. A Centro Vallentelvi i positivi in poche ore sono saliti a 33. Nel comune capoluogo il dato è di 260 casi accertati. L'aumento si inserisce in un contesto di crescita generale dei nuovi casi in Lombardia, seppure accompagnato dall'aumento dei tamponi processati, quasi 10.000 nelle ultime 24 ore, un numero mai così elevato in precedenza. Il totale dei cittadini lombardi che hanno sicuramente contratto il virus ha raggiunto quota 57.592, con una crescita di 1.544. Sono 12.026 i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi, con una crescita di 149, mentre continua il calo dei malati in terapia intensiva, diminuiti ancora di 28 unità e oggi pari a 1.174. Il numero delle persone che hanno perso la vita resta elevato e il totale è arrivato a 10.511, con una crescita di 273. Il virus è meno forte, perché probabilmente il virus, quando non trova molte persone su cui diffondersi, ha una forza minore, quindi le persone che arrivano a essere ricoverate sono persone meno gravi rispetto a quello che succedeva una volta. Il virus, quando non trova tante persone con cui concentrarsi e quindi scatenare come una bomba, ma poche, è più debole. Questo cosa vuol dire? Che noi adesso stiamo ancora immaginando fino al 3 maggio di tenere le persone in casa, ma se riusciremo a garantire questo distanziamento e tenere rarefatta la vita sociale, comunque il virus, che continuerà a girare, ahimè, sarà meno letale e meno forte.